Il giudice Selah Lively. Immaginate d'essere alto 1,58 m ed aver cominciato come garzone di droghiere, studiando legge al lume di candela fino a diventare avvocato. E immaginate che grazie al vostro zelo e all'assidua frequentazione della chiesa siete diventati il legale di Thomas Rhodes, che incassa cambiali e ipoteche e rappresenta le vedove nelle cause di successione. E che tutto il tempo vi burlino per la statura e vi scherniscano per gli abiti e gli stivali lucidi. Infine siete divenuto giudice di contea e Jefferson Howard e Quincy Keene e Harmon Whitney e tutti quei giganti che vi avevano beffato sono costretti alla sbarra a dire vostro onore. Beh, non vi pare giusto che gliel'abbia fatta pagare?